Oggi insieme all'Università di Bologna, con Kistler parleremo della coppia di primo distacco e dispersione dei valori di forza e di precarico. Una breve introduzione a quello che sarà il team. Ci sarò per quanto riguarda Kistler, io, Alessio Albertaci, Sales Engineer di Kistler Italia in un certo senso seguo tutta la parte dedicata al Fastening Technology per l'Italia. A supportarmi in questo webinar ci saranno il professor Massimiliano D'Agostinis e il professor Stefano Fini dell'Università di Bologna. Lascio loro un attimo la parola per una breve introduzione. Sentite? Sì, Massimiliano. Allora, cerco intanto di condividere il mio schermo. Vediamo se riesco. Qualche problema tecnico con la connessione. Ok, vedete la mia presentazione? Noi sì, la vediamo, ti confermo. Ok, bene. Bene, buonasera a tutti, scusate il ritardo. Sì, mi presento molto brevemente, Massimiliano De Agostinis, sono professore associato di costruzione di macchine qui all'Università di Bologna e appunto nel gruppo di costruzione di macchine ci occupiamo di varie tematiche, una di quelle più ormai più consolidate perché portiamo avanti da ormai una ventina d'anni, è quella delle giunzioni bullonate. A questo proposito facciamo molti lavori anche in collaborazione con le aziende, lavori sia di carattere analitico, numerico, ma soprattutto sperimentale, sia di ricerca di base che orientati più alla soluzione di casi applicativi che comprendono talvolta anche l'analisi del guasto e l'individuazione di possibili soluzioni pratiche, appunto. Cedo quindi la parola al collega Stefano Fini. Sì, buongiorno. Riuscite a sentirmi? Sì, forte e chiaro adesso. Scusate. Trasmetto direttamente da un'aula di lezione. E buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Fini, al momento ho un ruolo da professore a contratto all'Università di Bologna e faccio parte del gruppo di costruzione di macchine come ricercatore. Oggi insieme al collega per l'appunto verremo a presentarvi alcune nostre esperienze sul settore delle giunzioni bullonate, ma lascio subito a lui la parola per iniziare questo webinar. Molto bene. Quindi entriamo subito nel vivo e così cerchiamo anche di recuperare il lieve ritardo. Breve sommario di quello che andremo a vedere oggi. Dopo una introduzione, che in realtà è venuta molto molto stringata, parliamo un attimo di legame coppia-tiro, cioè cerchiamo di capire come deve lavorare una giunzione bullonata, perché è importante determinare il legame coppia-tiro. E che ruolo hanno in questo i coefficienti d'attrito. Dopodiché dobbiamo capire questi coefficienti d'attrito come si misurano sperimentalmente. E in particolare qui riporto il caso della ISO 16047, che è la norma un po' alla base anche di tutte poi le norme, diciamo anche di carattere aziendale, ce ne sono varie, soprattutto nel settore automotive, e appunto orientate alla caratterizzazione dell'attrito nelle giunzioni bullonate. E io mi fermerò qui, poi direi che interverrà il dottor Albertacci di Kistler e poi riprenderà la trattazione il collega Fini per trattare i punti successivi che hanno prevalentemente a che fare con la dispersione dei valori di tiro effettivo in funzione degli strumenti di serraggio utilizzati e delle condizioni tribologiche e poi l'evoluzione del coefficiente d'attrito con i serraggi ripetuti. Quindi iniziamo subito da
come dovrebbe lavorare una giunzione filettata. Quando si parla di iperattrito, si intende dire che noi abbiamo il giunto mostrato in figura, noi abbiamo due piastre che sono unite da una singola vite, caso più semplice che si possa analizzare, e in questa circostanza noi vogliamo trasmettere un carico tagliante, quindi trasversale al bullone, qui identificato con la lettera T. Per fare questo, che cosa dobbiamo garantire? Dobbiamo garantire che all'interfaccia fra le piastre esista un attrito non nullo, e che il bullone eserciti una forza di serraggio. Questa forza di serraggio deve essere sicuramente determinata in maniera accurata e deve essere stabile nel tempo affinché la giunzione possa lavorare in maniera corretta. Quindi accuratezza e stabilità del tiro sono i requisiti fondamentali affinché un giunto bullonato possa lavorare come il progettista lo immagina. Noi tutti sappiamo che però nella stragrande maggioranza dei casi il parametro che si controlla in fase di assemblaggio non è la forza di serraggio, bensì la coppia di serraggio. Di conseguenza emerge la necessità di capire come le due si legano. È opportuno anticipare subito che le due si legano per mezzo dei parametri geometrici della vite, e per mezzo dei parametri tribologici, quindi l'attrito. Adesso, se noi andiamo a guardare lo schema fondamentale necessario a chiarire il legame coppia-tiro, possiamo identificare una vite semplificata, che sto mostrando qui in basso a sinistra, e il nostro blocchetto che deve salire sotto l'azione della forza FU lungo l'elicoide. Forza FU, quindi forza tangenziale per noi, sotto l'azione contemporanea di una forza verticale. Quella forza verticale non è nient'altro che il tiro della vite. Naturalmente il contatto è un contatto con attrito e di conseguenza si sviluppano forze anche tangenti al piano inclinato che do dobbiamo necessariamente andare a descrivere. L'inclinazione naturalmente è data dall'angolo delica lambda, ma non è la sola inclinazione che dobbiamo tenere in considerazione, in quanto il filetto, se si parla di filetto ISO a profilo triangolare, ha naturalmente anche un angolo che normalmente è identificato con 2 alfa n 60 gradi, e questo fa sì che la forza normale che si sviluppa sul nostro blocchetto che sta salendo il piano inclinato sia a sua volta inclinata rispetto all'asse della vite. Quello che si fa è andare a formare due equazioni di equilibrio dell'elemento nel piano, la prima delle quali è un'equazione di equilibrio verticale, quindi la forza IFI che agisce in verticale è contrastata da delle componenti che sono date dalla componente verticale della forza d'attrito e dalla componente verticale della forza normale. Naturalmente queste entrambe risentono degli angoli di inclinazione di cui abbiamo parlato, quindi dentro l'equazione entrano, come vedete, per la forza normale il coseno di alfa n essendo l'angolo del pane del filetto preso con una sezione normale all'angolo delica, e il coseno di lambda, naturalmente, dove lambda è appunto l'angolo delica. Naturalmente una relazione analoga si può stabilire in direzione tangenziale o orizzontale se consideriamo il caso 2D, ed è esattamente questa, quindi FU, che viene ad essere una funzione di Fn attraverso questi due termini, risolvendo la prima equazione, ricavando Fn come una funzione di Fi, cioè del tiro, quello che si fa è andare ad esprimere la forza Fu, cioè la forza tangenziale, come una funzione del tiro vite e dei parametri geometrici. Parametri geometrici che abbiamo già detto, quindi alfa n, quindi lambda,
e naturalmente un parametro tribologico, cioè l'attrito nel suddetto MTH dalla notazione anglosassone thread, che vediamo comparire sia al numeratore che al denominatore di questa equazione. Perché è importante sapere il legame fra la forza FU e la forza FI, cioè il tiro vite? Perché naturalmente la forza FU è quella che è moltiplicata per il raggio medio su cui agisce, naturalmente si sta facendo un'approssimazione, ci permetterà poi di calcolare la coppia spesa nei filetti durante il serraggio. Ed è esattamente l'operazione che andiamo a fare subito a seguire. Quindi, una volta che abbiamo trovato questa espressione di FU, la moltiplichiamo per il raggio medio e otteniamo questa equazione, in cui si può andare a fare qualche semplificazione, ad esempio di dividere il numeratore e il denominatore per il coseno di lambda, quindi ottenere l'equazione che abbiamo sulla destra. Naturalmente, in tutto questo svolgimento, quello che noi abbiamo considerato è il diametro medio, cioè il diametro medio della porzione di contatto sul filetto. Ma nella pratica, quello che è facile ottenere anche da tabella per le viti non è tanto il diametro medio quanto il diametro di 2. Il diametro di 2 è il diametro medio del profilo, cioè di quel profilo che noi andiamo a misurare quando consideriamo l'intero triangolo. Okay? Naturalmente questo viene troncato per quanto riguarda il dado e raccordato al fondo per quanto riguarda la vite, e di conseguenza il diametro medio effettivo di contatto è un po' diverso da questo valore, ma nella presente trattazione ci facciamo andar bene questa piccola, diciamo, inaccuratezza e assimiliamo al D2. Ok? Questa è un'approssimazione che normalmente è lecita. Ricordiamo anche che l'angolo lambda è espresso come l'arco la cui tangente è pari al passo della filettatura diviso pi greco, il diametro medio, e anche qui si può comunque confondere D2 con DM. Andando a sviluppare ulteriormente l'equazione che troviamo in viola, che è già un momento, è il momento, quindi la coppia spesa nei piedi a serraggio, è lecito anche confondere alfa n con alfa in virtù del fatto che normalmente l'angolo d'elica è piccolo, ok, lambda è piccolo, il coseno tende a 1 e di conseguenza b diviso h cos lambda è assimilabile a b su h. Quindi questa piccola approssimazione è lecita nel caso di filettature convenzionali, quindi quelle che normalmente ci troviamo a trattare. Proseguendo nella trattazione, naturalmente noi dobbiamo ricordare che vi è una quota parte di coppia che noi durante il serraggio spendiamo nel filetto, ed è quella che è legata alla forza iniziale tramite l'equazione che abbiamo già visto. Ma vi è anche una quota parte di coppia che noi spendiamo nel sottotesta, perché anche questo è un contatto con attrito caratterizzato da un suo diametro medio, caratterizzato da un suo coefficiente d'attrito, che in generale è diverso da quello che troviamo nei filetti. Ecco, di conseguenza, quello che andiamo a scrivere è una relazione di questo genere, dove nella formula in rosso abbiamo tutto quanto spendiamo nel filetto, che sarà una quota dovuta al fatto che stiamo facendo salire un qualcosa lungo il piano inclinato, e quindi è ciò che andrà poi, diciamo, espresso in termini inversi a conferire il precarico vite, quello che spendiamo in attrito nei filetti, e quello che spendiamo di attrito nel sottotesta. Teniamo presente che se la distribuzione di pressione sottotesta è costante, noi possiamo esprimere il diametro medio di sottotesta in questo modo,
eseguendo un'integrale di una distribuzione di pressione che consideriamo costante rispetto alla superficie, normalmente questo diametro, visto che si tratta comunque di una corona circolare di spessore molto ridotto, può essere assimilato al dB, cioè la media geometrica fra diametro esterno di W, che è quello che vediamo anche in questa figura, il diametro all'estremo del contatto, e il diametro di H, che è il diametro di foratura, dove il diametro di foratura lo troviamo dalla ISO 273, che naturalmente prevede alcune classi, no? Grossolana, media e fine per i fori di passaggio delle viti. Ecco che possiamo andare a fare le ultime semplificazioni considerando che cosa? Che intanto alfa n noi lo assimiliamo ad alfa, e questo l'avevamo già detto, e la considerazione relativa è al numeratore, quindi tangente di lambda più mth, coefficiente d'attrito nei filetti, diviso con la cos alfa. La seconda è l'esigenza, in qualche modo, di trattare questo termine qua, che è proporzionale alla tangente di lambda, essendo lambda molto piccolo, la tangente di lambda va a zero. E quindi a denominatore possiamo considerare di avere essenzialmente un 1, perché il secondo termine è trascurabile. Trattando e quindi approssimando in questa maniera quell'equazione, otteniamo la cosiddetta formula trinomia o formula di Motosch, che ci fornisce il legame fra la coppia di serraggio e il tirovite. In particolare, normalmente la si trova espressa con il momento di serraggio a sinistra dell'uguale. A destra dell'uguale troviamo la forza di serraggio e i tre termini che corrispondono: il primo alla condizione puramente geometrica di salita lungo il piano inclinato, il secondo che vado a cerchiare in viola ed è quello relativo alla perdita di coppia per attrito nei filetti, mentre il terzo, che cerchio in giallo, è l'attrito perso nel contatto sottotesta. Naturalmente questa formula vale strettamente nel momento in cui il profilo di pressione è costante sul filetto, i coefficienti d'attrito sono assunti indipendenti dalla velocità, perché è naturale considerare che nel momento in cui la testa della vite ruota, immaginiamo il contatto più esterno sulla corona di sottotesta, naturalmente ha un raggio di contatto diverso da quello che è il contatto più nella zona interna. E di conseguenza, per pari velocità angolare, le velocità tangenziali che si vedono in questi due punti diversi, noi dovremmo dire, alla luce del fatto che gli attriti sono, il coefficiente d'attrito è una funzione della velocità di strisciamento, noi dovremmo dire che in effetti le condizioni di attrito fra il raggio più interno del sottotesta e il raggio più esterno del medesimo sono a rigore diverse. Naturalmente questo problema esiste anche nel filetto, lì tuttavia la differenza fra i raggi è meno ampia, quindi diciamo, lo si può ritenere più a cuor leggero un qualcosa di trascurabile. In ogni caso noi a rigore dovremmo comunque dire questo. Dovremmo anche dire che la pressione di contatto sia nel filetto che nel sottotesta non è costante. È tutt'altro che costante. Se si fanno delle analisi numeriche, come noi abbiamo fatto in passato, si nota molto bene che la distribuzione di pressioni nel contatto sul filetto è qualcosa di molto, diciamo, variabile con la lunghezza di contatto. Lo stesso avviene nel sottotesta e di conseguenza, diciamo, quella formula per applicazioni molto particolari andrebbe rivista. Naturalmente di questo ne abbiamo evidenza anche se andiamo a considerare una traccia d'usura nella zona di sottotesta. Queste sono prove che abbiamo fatto ormai più di 10 anni fa con dei colleghi tedeschi. Questa immagine al scoppio multifocus mostra molto bene come le tracce della sottotesta, si tratta di un contatto fra vite in titanio e sottotesta, piastra di sottotesta in magnesio, fossero le zone di contatto molto esasperate sugli estremi, proprio come suggerisce questa distribuzione di pressione. Naturalmente il coefficiente d'attrito risente anche del livello di pressione, quindi noi dobbiamo immaginare che nella realtà, quando andiamo a
serrare la nostra vite, ci sarà a rigore un coefficiente d'attrito che vale in questa zona dove le pressioni sono molto alte, e ci sarà un differente coefficiente d'attrito che vale in quest'altra zona dove le pressioni sono più basse. Naturalmente questa è la teoria, nella pratica come si fa? È necessario caratterizzare sul singolo giunto, sulla singola tipologia di giunto, tenendo in considerazione i materiali, le velocità di serraggio, lo stato di lubrificazione, il numero dei riserraggi, con opportuni metodi i nostri coefficienti d'attrito. Perché è importante farlo? Perché in base alla formula che abbiamo visto prima, noi vediamo da questo semplice istogramma che per data coppia di serraggio, semplicemente diminuendo il coefficiente d'attrito nel sottotesta del 20%, si può avere un incremento del precarico, che è questa quota parte, quella legata alla famosa tangente di lambda, no? Del 100%. Quindi è fondamentale conoscere correttamente, in maniera accurata, i coefficienti d'attrito, sapere qual è la loro dispersione in un campione significativo che rappresenti in maniera significativa la nostra popolazione. Quindi da questo l'importanza della caratterizzazione sperimentale che noi siamo abituati ad eseguire, la si può eseguire secondo diverse norme. Una di queste, forse la capostipite, è la ISO 16047, che sancisce le metodologie di prova. La ISO 16047 nasce, diciamo, essenzialmente per giunzioni con vite in acciaio, quindi quelle che rispondono alla ISO 898-16, dimensioni di filetto da M3 a M39, ma naturalmente i suoi principi possono essere estesi anche ad altre casistiche. Ed è quello che un po' siamo abituati a fare anche in collaborazione con le aziende, perché, come dicevo prima, è importante caratterizzare l'attrito nella singola applicazione per avere una indicazione attendibile. Spero di non aver preso troppo tempo e cedo la parola. Ringrazio a nome di Kistler, ma soprattutto personalmente, il professor De Agostini per questo intervento. Grazie ancora. Andrò adesso io a condividere lo schermo. Datemi solo un secondo. Continuate a sentirmi? Grazie. Allora, giusto per dare un'informazione di chi è Kistler. Kistler è una multinazionale leader nel settore delle misurazioni. Attualmente siamo nell'intorno dei 2200 dipendenti, dislocati in più di 60 nazioni. Collaboriamo con 10.000 clienti circa, cliente più, cliente meno. Abbiamo 700 brevetti e collaboriamo con più di 30 università a livello mondiale. Ci collochiamo all'interno dell'industria di processo con l'assemblaggio attraverso delle presse elettriche con controllo di forza e spostamento. Abbiamo dei sensori di pressione e temperatura da inserire direttamente in cavità stampo per lo stampaggio della plastica e gomma. Abbiamo delle macchine selezionatrici con tecnologia ottica. Abbiamo sistemi di acquisizione dati e monitoraggio. Produciamo sensori di forza, di coppia, di pressione. E non per ultimo, abbiamo un dipartimento di ricerca e sviluppo che supporta proprio con macchinari l'analisi di fissaggi bullonati. Andando più nel dettaglio della Fastening Technology Department di Kistler, noi supportiamo il cliente in modo che avviti bene. Quindi partiamo dal discorso Analyze con i banchi per il calcolo del coefficiente di attrito, poi produciamo banchi per calibrazione delle chiavi dinamometrica e verifiche degli avvitatori.
Inoltre, produciamo chiavi dinamometriche e strumenti per la verifica in processo. Nella nostra sede di Ramsted, dove produciamo tutti questi strumenti, abbiamo anche un laboratorio accreditato DAX per calibrazioni. Riprendo un po' il discorso del professor De Agostinis sulla caratterizzazione delle viti e sul coefficiente di attrito. Come Kistler può supportare le aziende nella caratterizzazione delle viti? Appunto, nella sede di Ramsted noi produciamo banchi per il calcolo del coefficiente di attrito. Sono banchi che possono misurare, ovviamente in diversa configurazione, da viti da M3 a M72, con un risultato che è un coefficiente di attrito suddiviso in un valore di sottotesta e filetto. Questi banchi sono estremamente customizzabili sulle specifiche necessità del cliente. Cosa voglio dire? Abbiamo diverse tipologie di motori, abbiamo banchi per il calcolo del coefficiente di attrito sia orizzontali che verticali. Possiamo installare questa tecnologia su dei manipolatori e abbiamo anche degli optional come per esempio la camera climatica e il test vibrazionale, detto anche Junker test, e diverse tipologie di motori e configurazioni per rispettare dalla ISO standard nominata anche dal professor De Agostinis, ISO 16047, ma anche altre tipologie di normative, anche specifiche su richiesta. Per esempio, qua cito l'orma Volkswagen, che ovviamente parte da un concetto della standard ISO 16047, ma fatta specifica per le loro applicazioni. Questo è un esempio del banco per il calcolo del coefficiente di attrito con camera climatica. La camera climatica standard arriva fino a 150 gradi e meno 40. Ovviamente, siate liberi di fare le vostre richieste su temperature specifiche al fine di ottenere i risultati per voi più interessanti. Un altro esempio è, come dicevo, il banco per il calcolo del coefficiente di attrito con annesso Junker test. Questo viene principalmente fatto per testare l'allentamento dei dadi autobloccanti o di altre parti quando poste a sollecitazione. Questo è un video esemplificativo di come avviene un test secondo lo Junker test. La vite in questo momento viene serrata e posta a vibrazione. Ovviamente disponiamo anche del software di analisi dei dati.
Grazie per l'attenzione e cedo la parola al professor Fini che ringrazio fin d'ora. Riuscite a sentirmi? Aumento Fermo. un po' l'audio per me. Ok, scusate perché c'è qualche complicazione tecnica. Allora, un attimo solo che vado a condividere la presentazione. Allora, presentazione. Ok. Riuscite a vedere? Allora, un attimo, direi di sì. Ci sono anch'io come ritorno. Qui. Ok, benissimo. Vi confermo che vediamo. Ok, Grazie. allora in questa ultima parte dell'incontro di oggi vediamo un po' che effetto hanno i diversi sistemi di serraggio sul livello, o meglio, sulla precisione del precarico che riusciamo a ottenere e alcuni parametri che vanno a influire pesantemente sul risultato del nostro serraggio, come per esempio lo scatter del coefficiente d'attrito, la condizione tribologica delle superfici a contatto e l'effetto di serraggi ripetuti. A volte durante le fasi di montaggio abbiamo bisogno di ripetere più volte un serraggio perché l'attrezzatura lo richiede o in alternativa la nostra macchina durante la sua vita potrebbe subire diversi avvitamenti della stessa bullonatura per operazioni di manutenzione. Allora, come prima cosa vi vado a presentare un po' la differenza che nasce fra diversi sistemi di serraggio. Questo perché sulla base teorica noi facciamo tutti i nostri calcoli e otteniamo un valore di tiro desiderato. Questo è il tiro che permette alla nostra giunzione di essere stabile nel corso della vita della giunzione stessa e del macchinario. Il problema è poi ottenere il tiro che vogliamo. Ovviamente dobbiamo conoscere in maniera accurata quelle che sono le caratteristiche delle superfici che mettiamo a contatto con conseguentemente il coefficiente d'attrito che le caratterizza. Questo spesso ci restituisce un certo intervallo di coefficienti d'attrito, cioè non abbiamo un valore secco, ma abbiamo un intervallo, diciamo, tra un massimo e un minimo. Questo intervallo tra un massimo e un minimo, accoppiato con un certo sistema di serraggio, dà origine a un errore sul tiro che possiamo ottenere a valle del nostro serraggio. Qui vediamo che, per esempio, il serraggio con uno dei mezzi più, diciamo, approssimativi, se vogliamo, per il serraggio come una chiave ad impulsi, una pistola ad impulsi, che cos'è? È un sistema elettrico o pneumatico, come quello che troviamo dal gommista quando andiamo a smontare una ruota, genera un errore sul tiro ottenuto che può andare da un 40 a un 60%. Questo è un più o meno 40-60%. Quindi vediamo che l'intervallo di tiri che io posso ottenere abbinando un sistema di questo tipo a una variazione del coefficiente d'attrito, se vogliamo, standard, è molto molto ampio. Questo cosa vuol dire? Che se vogliamo garantire una stabilità della nostra giunzione, dobbiamo anche qui andare a considerare il peggior caso possibile. Quindi dobbiamo prendere un meno 60 rispetto al nominale teorico che possiamo avere con quel tipo di vite e considerare questo minimo come il valore, diciamo, più basso che è possibile ottenere. Questo è ovvio che va a condizionare pesantemente il dimensionamento della nostra macchia, della nostra giunzione, quindi ci costringe ad avere delle bullonature molto sovradimensionate perché devono tenere in considerazione la peggior condizione possibile che possono incontrare. Un sistema più accurato di sistema di impulsi è il sistema in controllo di coppia. Questo, se vogliamo, è il sistema più diffuso. Come si svolge, diciamo, questo serraggio? Questo serraggio viene attuato misurando e regolando la coppia che andiamo a esercitare sulla nostra vite piuttosto che sul nostro dato, per esempio attraverso l'utilizzo di una chiave dinamometrica. È sicuramente un processo più affidabile, più preciso, riduce fortemente questo scatter e lo porta in un intervallo che può andare da un 15 a un 30%. Adesso, questi intervalli non sono condizionati esclusivamente dal sistema di serraggio. Sopra,
ci pesa anche l'effetto del coefficiente d'attrito e della sua variabilità. Ovvio che se siamo molto precisi nel misurare i coefficienti d'attrito, questi intervalli possono essere ridotti. Un ulteriore, diciamo, miglioramento nel sistema di serraggio potrebbe essere serrare in controllo d'angolo. Questa metodologia di serraggio cosa prevede? Prevede un primo serraggio iniziale in controllo di coppia, dove vado ad accostare tutti i componenti e a recuperare i giochi. Dopo questa prima fase procedo con un serraggio in controllo d'angolo. Quindi vado a dare un angolo, calcolato ovviamente in precedenza, che mi porti in campo, generalmente in campo plastico. Posso fare i calcoli anche per rimanere in campo elastico, ma non sfrutto le potenzialità del metodo. Perché? Se andiamo a considerare quello che è il comportamento di un materiale elastoplastico, cosa abbiamo? Abbiamo un tratto, per l'appunto, elastico, caratterizzato da una rigidezza molto elevata, seguito da un campo plastico dove abbiamo grandi deformazioni sotto piccole variazioni del carico. Ecco, se noi riusciamo ad andare in campo plastico, cosa succede? Succede che un errore, diciamo anche discreto sulla posizione, non genera un errore particolarmente significativo sul carico. Quindi cerchiamo di portarci volontariamente all'inizio, ovviamente, del campo plastico, non diciamo in una plasticizzazione spinta, per ottenere una buona precisione sul livello di tiro che corrisponderà anche a una sorta di tiro limite per quel tipo di vite. Quindi arriviamo un po' al massimo che questa vite può dare, ci arriviamo grazie al controllo in posizione in maniera relativamente sicura, perché sappiamo di non essere andati troppo oltre. Fare un controllo di coppia in campo plastico, di sola coppia, è molto complesso perché l'intervento delle variabilità, cioè la variabilità del coefficiente d'attrito più l'errore che posso introdurre nella coppia che sto dando potrebbe generare dei serraggi molto più spinti. Perché? Perché non ho tanto controllo sul carico. Qui in campo plastico riesco ad avere un buon controllo sulla posizione. È per quello che si fanno in controllo d'angolo. Se voglio migliorare ancora, cosa posso fare? Posso fare un serraggio in controllo di coppia angolo. In questo serraggio cosa faccio? Leggo simultaneamente sia la coppia che l'angolo di rotazione della mia vite. In questo modo io riesco a discriminare il campo elastico iniziale e a vedere quando sto arrivando in campo plastico. Questo rispetto al caso precedente punta sempre al campo plastico, ma riesce a fermarsi ancora prima, cioè proprio all'inizio della plasticizzazione, cioè quando questa comincia a essere evidente nella curva, cioè nell'informazione di ritorno che mi viene dal mio sistema di serraggio. Questo mi fa vedere un andamento che si comincia a discostare dalle linearità e ciò equivale a qualcosa all'interno della mia catena di componenti che sto andando a serrare che si sta portando in campo plastico. Abbiamo un errore simile al caso precedente, quindi 10-20%, leggermente migliore il controllo di coppia, e diciamo stiamo in entrambi i casi sfruttando vicino al proprio limite la vite. Posso avere, una volta che vado in esercizio, una piccola plasticizzazione della vite con una perdita di precarico controllata. Anche se, come vedremo fra poco, questo può essere, diciamo, escluso in alcuni casi. Infine, presentiamo l'ultimo metodo di serraggio che riportiamo oggi, che è il serraggio in controllo di allungamento. Questo è un serraggio che prevede la misura dell'allungamento reale della mia vite durante il serraggio, o comunque durante un serraggio che si ferma, misura, riprende, rimisura fino all'ottenimento dell'allungamento voluto. Questo metodo vede la vite come una molla, sfrutta un sensore che tipicamente è un sensore ultrasuoni, che è in grado di misurare la lunghezza della vite. Si misura la lunghezza iniziale prima di cominciare il serraggio, dopodiché si misura la lunghezza o intermedia o finale nell'evoluzione del serraggio. Questo mi permette di determinare esattamente di quanto si è allungata la vite. Se io conosco la rigidezza della mia vite, con l'allungamento che vado a misurare posso identificare quello che è il carico che ho ottenuto. Infatti presenta un errore
più contenuto rispetto ai casi precedenti, ovvio che complica un po' le operazioni. Quindi non mi chiede tanto uno strumento particolarmente preciso nell'erogare il serraggio, quanto un controllo particolarmente preciso durante il serraggio o a valle del serraggio. Bene, quindi abbiamo presentato alcuni dei metodi di serraggio, diciamo i più diffusi. Perché allora scelgo di andare a stringere, diciamo, il mio bullone con un metodo piuttosto che un altro? Qual è l'effetto che ho sulla scelta, sul dimensionamento del bullone di un metodo piuttosto che dell'altro? Beh, abbiamo detto all'inizio che noi partiamo da un valore minimo di forza di bloccaggio che voglio ottenere. Se però devo tenere conto di un grande errore nel livello di tiro che posso ottenere di forza di bloccaggio, io devo tenerne conto sia da un punto di vista della resistenza del giunto che dal punto di vista della resistenza della vite. Quindi in sostanza ho la mia vite che potrebbe vedere una forza che può variare tantissimo. Qui c'è un esempio ed è allineato con le percentuali che abbiamo visto prima. Io potrei avere un minimo di 30 kN nel caso A, serraggio ad impulsi, e un massimo di 90. Quindi il 30 è quello che mi serve per mantenere la giunzione stabile, il 90 è quello che posso avere massimo, è quello a cui deve resistere la vite. Qui si vede come a parità di livello minimo di precarico posso scegliere viti sempre più piccole migliorando il processo di serraggio. Il processo di serraggio si migliora col metodo di serraggio e si migliora soprattutto con la conoscenza dei coefficienti d'attrito, perché questi entrambi i fattori incidono pesantemente sul risultato finale. Qui riporto un po' le equazioni che avete visto prima, se vogliamo ribaltate, quindi la dipendenza della forza di precarico dalla coppia di serraggio e dai coefficienti di attrito. Quindi vediamo che è direttamente proporzionale alla coppia di serraggio la forza di precarico e inversamente proporzionale ai coefficienti d'attrito, che sono anche in maniera diversa. Ovviamente forza che ottengo nel gambo e anche coppia che mi nasce nel gambo, non dimentichiamoci che il gambo è attraversato da una coppia generata dal contributo, diciamo, geometrico per ottenere precarico e dal contributo d'attrito che mi serve per vincere l'attrito nei filetti. Quindi nel gambo c'è sforzo normale, c'è torsione, queste due componenti vanno a sollecitare il gambo. Si può calcolare una tensione equivalente nel gambo, qui viene usato il criterio di von Mises, e il risultato di questa tensione equivalente deve essere minore di una tensione limite che io vado a imporre nel gambo. Cosa impongo? Generalmente, se uso un serraggio di, diciamo, se uso una trattazione di questo tipo, sto cercando di rimanere sotto lo snervamento, perché se ho un metodo che già mi ci porta in automatico, non è che devo calcolare tanto, so che mi fermo quando lo trovo, per cui la sfrutto indipendentemente quasi dal suo livello di resistenza. In questo caso, dicevo, mi fermo un pochino prima dello snervamento. Quanto prima? Ma all'incirca un 10%. Può essere un valore anche leggermente superiore, ma i collegamenti bullonati vanno sfruttati per quello che sono, cioè quasi al massimo delle loro potenzialità. Perché faccio questo? Perché arrivo al massimo e poi non mi devo preoccupare troppo di quello che succede in esercizio? Adesso, troppo vuol dire che devo controllare ovviamente cosa succede in esercizio, però posso contare sul fatto che poi in esercizio non ci sia uno snervamento sicuro. Okay? Ma questo perché avviene? Perché durante la fase di serraggio, nel mio gambo, abbiamo detto che vedo forza assiale, quindi sforzo normale, e momento torcente. Quando però smetto di applicare la coppia col mio avvitatore, con la mia chiave, parte di questo momento torcente si scarica. La forza di serraggio rimane, ma parte di questa torsione si scarica. Quindi inevitabilmente lo stato tensionale, anche se era prossimo allo snervamento in fase di serraggio, si abbassa. Qui vedete un grafico che abbiamo appunto ottenuto col banco della Kissler, misurando sia la forza in fase di serraggio che la coppia nel gambo. Cosa si vede? Raggiungo un picco di
di coppia di 63 Newton metri durante la fase di serraggio, finisco il serraggio, stacco la chiave, cioè smetto di erogare coppia, da 63 vado a 26. Ma questo perché? Perché tutti i sistemi, tutti gli elementi che io sto andando a unire vengono sollecitati a torsione. E come si comportano? In maniera elastica, cioè si deformano. Okay? In più abbiamo anche degli slittamenti, quindi anche qui il coefficiente d'attrito poi la farà un po' da padrone, cioè nel senso stabilirà quanta ne ritorna, diciamo quanta ne va via di coppia e quanta ne rimane. Comunque il concetto qual è? In fase di serraggio, diciamo, dopo il serraggio, ho un calo della torsione nel gambo, quindi ho una parte della mia tensione che si scarica. Questo scaricamento mi consente poi di caricare ulteriormente la vita in fase di esercizio, quindi mi dà quella finestra dal punto di vista tensionale che mi permette di arrivare al serraggio, allo snervamento e poi avere ancora spazio per caricarla in fase di esercizio. Se vogliamo avere invece un'idea di quanto possono variare i coefficienti d'attrito, questa è una tabella che è stata estratta dalla VDI che riporta un intervallo di coefficiente d'attrito e diciamo le condizioni in cui questo intervallo si può andare a verificare, quindi tipologia delle superfici a contatto e stato di lubrificazione delle superfici. Qui vengono identificate 5 classi, ma come vedete abbiamo intervalli percentualmente anche abbastanza ampi, che vanno a delineare una variabilità del nostro coefficiente d'attrito che in generale è abbastanza ampia, cioè è difficile da contenere a priori. Se voglio intervalli abbastanza stretti, devo ovviamente rivolgermi a materiale accurato nella sua esecuzione, magari lubrificato e soprattutto controllato. Quindi ho la necessità, quando ho dei serraggi impegnativi e ripetuti da fare, di andare a verificare, magari con un test tribologico, al banco prova, quello che è l'intervallo d'attrito di quella giunzione. Quindi con quella vite, con quel dado, con quel sottotesta. Se io riesco a ridurre questo intervallo, sicuramente riesco a ottenere un serraggio molto preciso. Andando avanti vi riporto invece velocemente quello che avviene quando ho dei serraggi ripetuti. Allora, quando ho dei serraggi ripetuti, a seconda dello stato, diciamo, tribologico delle nostre superfici, posso avere un coefficiente d'attrito che rimane pressoché costante per un numero anche relativamente alto di serraggi, o un coefficiente d'attrito che tende a degenerare. Cioè, tende a degenerare cosa vuol dire? Può aumentare o diminuire nel tempo. Questo spesso è caratterizzato anche da un intervallo, cioè da una variabilità del coefficiente d'attrito che va a crescere. Quindi ho una dispersione del mio risultato che su un valore medio che tende a crescere aumenta anch'essa all'aumentare del numero di serraggi. Qui si vede per esempio il caso dell'alluminio a secco, coefficiente d'attrito nel sottotesta per viti in acciaio. Questo caso mostra un coefficiente d'attrito che partendo da 0,25 al primo serraggio arriva vicino a 0,5 all'ultimo. Avete visto prima questo cosa comporta in termini di precarico che si riesce a ottenere nella giunzione. In questi casi generalmente aiuta molto l'utilizzo della lubrificazione. Qui vediamo lo stesso, diciamo, sottotesta, sempre in alluminio, nelle due configurazioni, a secco o con lubrificazione in olio. Adesso non si deve usare necessariamente solo l'olio, però questo è un esempio. Nel caso a secco, coefficiente alto che tende a crescere ulteriormente con una dispersione che tende ad aumentare. Caso invece lubrificato, coefficiente d'attrito che parte, che è quasi la metà, e si mantiene sullo stesso valore con una dispersione di risultati molto elevati. Ma perché la lubrificazione aiuta così tanto? Beh, la lubrificazione aiuta così tanto perché va a ridurre tutti quei fenomeni di usura che hanno luogo nelle superfici in strisciamento. Adesso qui abbiamo visto il sottotesta, ma un discorso analogo può essere fatto anche sui filetti. Qui si vedono le immagini di quello che è successo durante questa sperimentazione nel sottotesta, a sinistra l'acciaio, a destra l'alluminio, e si può confrontare quello che è il risultato con o senza olio. Cioè in entrambi i casi si vede che con l'adozione di un lubrificante la superficie sottotesta tende a conservarsi
improntata leggermente, abbiamo delle forti pressioni di contatto, però tutto sommato, quando utilizzo un lubrificante è abbastanza integra e infatti i risultati poi si vedono durante il test. Per finire vi faccio vedere invece quello che succede, per esempio, su della ghisa. Questa è della ghisa sferoidale con vite in acciaio. È un caso, diciamo, abbastanza emblematico. Qui l'abbiamo trattato in realtà tanti anni fa, quasi una decina di anni fa, sperimentalmente. Si vede come nel sottotest, faccio riferimento soprattutto all'immagine in basso a sinistra, la superficie venga logorata, consumata, usurata dalla vite. Ma perché? Perché qui le condizioni tribologiche sono molto severe e il materiale non riesce a resistere allo stato tensionale a cui è sottoposto. Quindi questo mette in moto un meccanismo con un'usura anche da terzo corpo che porta progressivamente ad avere un decadimento del coefficiente d'attrito in questa posizione. Ovviamente il tutto andrà a stabilizzarsi a un certo punto, però per un numero di serraggi che può andare per esempio da 1 a 5, io vedo un calo significativo nel precarico che riesco a ottenere. Qui abbiamo riportato due curve, caso a secco, quello che sto evidenziando adesso in basso, in giallo, mentre un caso con una lubrificazione con pasta ceramica in alto, dove partiamo da valori assolutamente diversi del tiro e l'evoluzione del tiro è quasi, anzi, è in opposizione una all'altra, cioè in un caso tendo a crescere, nell'altro tendo a calare. Quindi queste sono alcune, diciamo, delle esperienze che abbiamo fatto con l'evoluzione del coefficiente d'attrito nei serraggi. Se vogliamo quindi andare a dare alcune conclusioni sul lavoro di oggi, su quello che abbiamo visto oggi, cosa possiamo dire? Beh, sicuramente che la forza di precarico ottenuta con un collegamento filettato dipende moltissimo dai coefficienti d'attrito. Dipendendo molto dai coefficienti d'attrito, è bene che io li conosca. Il metodo di serraggio, diciamo, unitamente ai coefficienti d'attrito, può generare dispersioni dei risultati molto importanti. Ne devo tenere conto soprattutto nel dimensionamento della vite e del dado. La ripetizione del serraggio va gestita. Va gestita nel senso che bisogna cercare di evitare delle usure o dei degradamenti eccessivi delle superfici a contatto, sia nei filetti che nel sottotesto. In sostanza, per ottenere un serraggio accurato e ripetibile, è necessario fare della sperimentazione, cioè sapere cosa c'è da aspettarsi per quella particolare condizione tribologica. Questo, se vogliamo, è un lavoro che ci ha coinvolto lungamente negli anni con diversi tipi di attrezzature. Attualmente disponiamo per l'appunto di un banco della Kistler, di chiavi da laboratorio. E questo ci permette di entrare a fondo nello studio di questi collegamenti, oltre che affrontare il problema, diciamo, anche da altri, sotto altri aspetti. Nello specifico, ormai ci sono tante esperienze maturate in campo, anche con diversi istituti di ricerca, sia in Italia che all'estero, e anche tante aziende. Queste aziende si rivolgono al nostro gruppo di ricerca per studiare particolari condizioni di serraggio, per studiare anche procedure di serraggio particolari prima dell'avvio di una campagna di produzione. Magari ci sono i prototipi, c'è un valore desiderato di tiro, bisogna stabilire come andare a ottenere quel tiro, scelta del metodo di applicazione della coppia o del controllo nel serraggio, valutazione della variabilità dei coefficienti d'attrito, insomma tutto quello che serve per ottenere un risultato preciso e sicuro. Qui insomma abbiamo anche presentazioni a convegni di questi lavori, ormai sono molto numerosi, è un'attività che ha seguito da molti, molti anni. Ecco, io avrei finito. Ringrazio personalmente anche il professor Fini per il suo interessantissimo intervento. Andrò a chiudere questo webinar collegandomi proprio ai suoi discorsi e parlando di verifica della coppia di primo distacco e coppia residua. Riesci a condividere tu, Alessio? Sì, ti confermo. Ok, perfetto. Questo strumento che voi vedete in presentazione, l'InSpec Pro,
che è collegato a una nostra chiave dinamometrica, è in grado di verificare secondo la VDI di riferimento, che è la 2645 nella terza parte, la coppia di primo distacco. Farò partire il video e lo commenteremo insieme. Quindi ho una vite già serrata, vado a implementare di qualche grado il serraggio. Lo strumento rileva coppia e angolo e tramite un algoritmo va a identificare il punto in cui la vite si è mossa, il punto verde. A questo punto io potrò avere fondamentalmente due tipologie di grafici, che o è quello di sinistra o è quello di destra, dove abbiamo una coppia residua. Il mio intervento è stato brevissimo perché siamo stati leggermente in ritardo con qualche problema tecnico, vi chiedo ancora scusa e vi chiedo la cortesia di porci qualsiasi domanda voi abbiate. Nella chat non vedo nessuna domanda per il momento. Aspettiamo ancora qualche istante. Vi confermo che è possibile avere le slide del seminario e che il webinar è comunque stato registrato, mantenendo ovviamente la privacy dei partecipanti. Se avete trovato, voi professori dell'Università di Bologna, una correlazione tra rugosità e coefficiente di attrito. Interviene. Vengo io. Io stavo staccando il microfono per evitare il solito eco, perché ho una No, platea anche davanti di studenti in comunque sì, ingegneria. cioè Mi la sentite? correlazione. Aspettate che adesso non vi sento più io. Ok, mi sentite? Dicevamo. Sì, io ti sento. Ok, come vuoi, Massimiliano? Per me non è un. No, semplicemente per dire che esiste una correlazione, senz'altro c'è anche del materiale in letteratura. Occorre aggiungere che la dipendenza non è soltanto da un valore di RA, che come sappiamo è di fatto una media dei valori assoluti, quindi va un po' a spianare quelli che sono diciamo gli aspetti poi topografici, no, della superficie reale. Quindi diciamo che in letteratura si trovano anche contributi, magari anche non specificamente riferiti al mondo del serraggio, qui si chiarisce questo effetto. Insomma, naturalmente ci sarebbe un po' da aprire un capitolo, perché poi molto dipende anche dalla tipologia di materiale e della vite e naturalmente dell'interfaccia. Diciamo che se vogliamo riportare la domanda anche sotto l'aspetto dei serraggi ripetuti, una rugosità elevata generalmente accentua la variabilità con l'aumentare del numero di serraggi. Perché poi queste rugosità tendono a essere spianate, per esempio nel sottotesta, dalla pressione che si viene a generare. Quindi tra il primo serraggio e già il secondo serraggio ci può essere molta differenza. Anche in termini poi di self-relax, che è un altro aspetto che oggi non abbiamo trattato, però la rugosità impatta sulla. Cosa succede? Cerco di farla breve. E queste creste superficiali si plasticizzano ovviamente durante il serraggio.
Il materiale, quando viene plasticizzato, tende a rilassarsi nel tempo. Ovviamente non è un tempo particolarmente lungo, però c'è questo rilassamento. Quindi, cosa ottengo? Se la rugosità è molto elevata, io tendo a perdere nel tempo un po' il mio precarico, oltre ad avere questioni, diciamo, d'attrito, okay? Al sottotesto, e magari al secondo serraggio questa cosa non avviene più, non avviene più in questa misura, perché ormai, diciamo, le mie creste se ne sono andate. Aggiungo a questo proposito che proprio la VDI ne tiene conto espressamente di questo aspetto, utilizzando, se non vado errato, la RZ, per in fase di progetto definire quello che sarà il tiro reale della vite. Un'altra domanda è: qual è in percentuale la perdita di coppia suggerita dopo le prove di fatica? Parliamo dell'allentamento. Perdonami, io prove. Qual è in percentuale la perdita di coppia suggerita dopo delle prove di fatica? La perdita di coppia, cioè si intende il rilassamento porzionale del gambo? Secondo me è un allentamento della vite, cioè riferito al test Juncker. Ha un allentamento vibrazionale. Sì. Beh, allora lì bisogna capire. Vai, vai. No, l'interpreto così, mi ero limitato. Ah. Sei tu l'esperto del Se self. il senso è quello dell'allentamento, se il senso è quello dell'allentamento vibrazionale, bisogna distinguere i casi, nel senso che normalmente quando si parla di allentamento vibrazionale si fa riferimento a carichi trasversali all'asse della vite. E questo è il principio secondo cui lavorano anche i banchi di Juncker, che è quella tipologia di prova che ha mostrato prima Alessio. Detto ciò, in letteratura in realtà esiste anche un'altra categoria di allentamento vibrazionale, che è quello che viene imputato a carichi assiali variabili nel tempo. In realtà il contributo di questa tipologia di carico ai fini del rilassamento del tiro è un contributo abbastanza equivoco, perché se da un lato ci sono articoli molto vecchi, faccio riferimento a contributi di ormai 50-60 anni fa, che ipotizzavano che per effetto Poisson ci fosse una traslazione relativa fra il filetto della vite e quello della madrevite, con ciò generando una perdita di capacità di resistere allo svitamento. Lavori più recenti hanno un po' confutato questa posizione, per cui oggi si tende a, quando si parla di allentamento vibrazionale, si parla essenzialmente di forzanti in direzione trasversale aggiunto. Ecco, quindi, detta in parole povere, durante una prova di fatica assiale, che quindi coinvolge il giunto con carichi assiali, non mi aspetto di vedere un allentamento del precarico vite particolarmente significativo. Chiaramente se il giunto sta funzionando bene e la vite non sta cedendo a fatica, perché altrimenti stiamo parlando di un altro film. Grazie. Un'altra domanda, penso sia l'ultima, non ne stanno più spuntando. Quanti gradi di rotazione vengono dati per il rilievo del primo distacco? Per mia esperienza, normalmente usavo 2 gradi per i collegamenti rigidi, biella ad esempio, e 4-6 gradi per i collegamenti molto elastici, bulloni testa. Qual è la vostra Ah, esperienza? ok, scusa, pensavo fosse. Pardon. Niente. No. Ma guarda, noi questo parametro l'abbiamo controllato diverse volte in esercizio. Dipende un pochino effettivamente dalla rigidezza del costrutto, cioè dell'assieme.
Se vogliamo, prima abbiamo fatto vedere quello che succede nel gambo, no? Con questa perdita di coppia. Questa perdita di coppia è legata per l'appunto alla rigidezza torsionale del sistema. Ok? Per cui mi verrebbe da dire che i valori che ha riportato nella domanda sono abbastanza in linea con quello che si fa usualmente. Ok? Ovvio che se dovessi avere delle disgiunzioni particolarmente cedevoli, questi potrebbero dover aumentare. Grazie mille per la vostra disponibilità. Vedo un sacco di saluti, un sacco di ringraziamenti. Grazie a voi per l'invito. Noi rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione, dubbio, dimostrazione. Non esitate a contattarci. Ancora. Niente. Sono andato. Buona giornata. Grazie Grazie a a tutti, tutti. ci vediamo, grazie. Grazie tanto.